Ciao, benvenuti in questo podcast video. Farò questo esperimento, già l'ho fatto in passato, voglio rifarlo per vedere come va, perché in effetti registrare podcast mi piace, ma a volte devo farlo in movimento e a questo punto lo faccio in movimento, ho la telecamera da GoPro montata ed è interessante anche avere il video, quindi insomma mi rendo conto che a volte il podcast è comodo da ascoltare, alcuni preferiscono il video perché stanno più su YouTube, quindi farò questa cosa per accontentare tutti quanti. YouTube, podcast, 2 in 1. Quindi oggi voglio parlare di un argomento che è questo: qual è la vera forma delle fotografie? Questa cosa mi è venuta in mente ascoltando un video, vedendo un video di Alessio Bottiroli. Dico ascoltando perché i video di Alessio sono spesso una compagnia per me, li metto anche quando sto in macchina, quindi metto YouTube, poso il telefono e ascolto l'audio, perché comunque sia, spesso, perlomeno quando non parla dei libri, è sufficiente anche ascoltarlo. Lui ha fatto un discorso molto interessante sul fatto che la forma delle fotografie, anzi qual è il concetto di margine, di bordo, in questo momento si sta andando ad estendere, perché poi lui ha parlato di realtà virtuale, quindi come la fotografia si colloca all'interno della realtà virtuale, insomma fa tutto un discorso molto interessante che vi consiglio, vi linko e fatemi sapere, fategli sapere cosa ne pensate. E io voglio affrontare più o meno lo stesso argomento, però da un punto di vista un po' diverso, un po' più analogico. Non voglio arrivare alla realtà virtuale, perché comunque un bel discorso l'ha fatto lui, ma voglio parlare della forma delle fotografie. Quando noi andiamo a prendere una macchina fotografica, la prima cosa con cui ci dobbiamo necessariamente scontrare è il formato, non la dimensione del sensore, ma il formato, le proporzioni tra base e altezza. Ci sono formati quadrati, ci sono formati 6x7 pollici, per esempio, i medio formati, ci sono il formato classico della PSC o del full frame, che comunque hanno le stesse proporzioni, poi c'è il 16 noni, oggi alcuni fanno delle fotografie in 16 noni perché sanno che andranno sugli schermi e gli schermi hanno comunque questa proporzione, ci sono delle fotografie che vengono scattate in 3 mezzi, il formato classico della pellicola, diciamo. Ci sono altri che fanno delle composizioni montando in orizzontale le proprie fotografie per fare dei paesaggi estesi, quindi avranno un rapporto rettangolare molto, molto spinto. Adesso insomma non lo so, immagino, che ne so, 2/16 se facciamo una cosa gigantesca, insomma dipende quanto è grande il nostro paesaggio. Insomma, fondamentalmente noi per convenzione scattiamo delle fotografie con dei rapporti fissi dati, anche perché poi le regole della composizione è più facile applicarle su delle situazioni che già conosciamo, quindi il quadrato e il 3/5 o al limite il 16 noni può essere gestibile, altri formati un po' più sbilanciati potrebbe essere difficile gestirli, soprattutto perché le macchine fotografiche nativamente non gestiscono questi formati. Quindi dobbiamo noi immaginare la fotografia immaginando il futuro ritaglio. Però a volte, anche per esigenze artistiche, d'espressione, per volontà, voglio fare tutte foto triangolari, perché no? Si possono fare. Quindi nessuno vieta di gestire la propria fotografia come meglio si crede. Non a caso, Sara Lando, vi invito a vedere insomma il suo sito, che ci sono anche degli esempi molto interessanti su questo. Lei non si pone minimamente il problema, perché poi spesso stampa le proprie fotografie su dei supporti totalmente irregolari, come dei pezzi di stoffa, e le fotografie non hanno neanche un bordo definito, perché comunque vengono stampate con la tecnica del cianotipo, per esempio, dove là è il pennello a dettare i bordi, quindi il bordo è totalmente spennellato. Insomma, parlo di Sara Lando perché lei è quella che lavora molto con i materiali, ma in giro ci sono molti fotografi che usano questa tecnica e sfumano un po' i bordi. Poi quando si va nelle mostre, ovvio che là nel 99% dei casi abbiamo delle fotografie molto canoniche, perché la fotografia è quella. E poi ci sono i rigoristi della fotografia, gli intransigenti, quelli che dicono che alla fine le proporzioni sono quelle, la foto nasce in quel modo, il 35 mm è la vera fotografia, al massimo c'è il formato quadrato perché ha un retaggio vecchio di alcune medio formato. Però parliamoci chiaro, le fotografie non hanno una forma. Se partiamo dalla preistoria, questo mi sembra lo dica anche Alessio, l'uomo primitivo disegnava sulle pareti
delle grotte, sulle pareti della montagna, insomma sulla roccia, non avendo un bordo e disegnando a oltranza la scena, quindi le dimensioni variavano spesso. Poi per praticità successivamente i dipinti sono stati fatti sulle tele, quindi le tele hanno cominciato ad avere delle forme, però anche qua le forme delle tele non erano del tutto regolari. Quadrate, rettangolari, gigantesche, piccolissime, i macchiaioli fanno dei paesaggi in spazi ristrettissimi, insomma l'uso dello spazio da parte del pittore era limitato soltanto dalla propria volontà. E alcuni dipingevano su tavole, per esempio la Gioconda, non tutti sanno che non è su tela ma è un olio su un pezzo di tavola, un pezzo di legno. E c'erano gli affreschi, quelli dipinti direttamente sull'intonaco fresco delle pareti. E l'ultima cena di Leonardo è un affresco, quindi là la dimensione è data dalla parete, la Cappella Sistina, la dimensione è data dalla parete. Quindi la fisima che abbiamo noi di restringere la fotografia in rettangoli o quadrati ben definiti è una cosa totalmente fittizia, da finti puristi, perché insomma il fotografo purista è un fotografo non purista, cioè il vero purista della fotografia è colui che ammette che la fotografia è una forma di espressione, quindi deve essere libera e aperta a tutto. Poi certo nessuno nega che può avvenire una ciofega. Poi in futuro magari parleremo del concetto di arte, perché poi a volte alcuni nascondono dietro al concetto di arte un lavoro fatto male e dicono no, ma questa è arte, tu non la capisci, ma questo è un altro discorso. Poi parliamo di fotografia e ora con le cornici elettroniche, con il fatto che molte foto le teniamo sul telefono e le vediamo sul computer, non si stampano più tante foto. Quelle foto che stampiamo le mettiamo nelle cornici che spesso compriamo a buon mercato, a Leroy Merlin, a IKEA, insomma quelle cornici molto economiche che comunque rispettano degli standard specifici. Però in passato, o se andiamo ancora oggi a comprare una cornice, anche una cornice di pregio, una cornice d'argento, una cornice di radica, ma anche una corniciaccia di legno, però ce ne sono di tutti i tipi, io mi ricordo che una volta c'erano le famose cornici ovali, che erano l'incubo della fotografia, perché si prendeva una foto scattata, stampata su quadrato, su rettangolo, e poi si andava con le forbici a ritagliare per metterla in questi ovali. A volte erano dei cerchi, dei tondi. Le vecchissime foto d'epoca spesso erano incorniciate in ovali, perché poi richiamavano anche la forma dei cameo, che erano dei piccoli ritratti fatti su delle spille che stavano sul collo come decorazione degli abiti. Insomma, l'ovale non è una cosa così anomala anche per la fotografia, quindi ricordiamoci che perlomeno chi ha la mia età, insomma chi stampava e incorniciava le foto, quando una volta era normale anche ricevere per regalo una bella cornice, uno ci andava a incorniciare le fotografie, e a volte queste cornici erano ovali, erano tonde, insomma forme un po' strane che ci costringevano anche a tagliare la foto, il che a me fa riflettere ancora di più, perché oggi stampare una fotografia è molto più economico di prima. Io posso stampare la stessa fotografia un certo numero di volte spendendo abbastanza poco. Una volta stampare le fotografie era un costo superiore, soprattutto la stessa fotografia, stamparla più volte comunque aveva dei costi diversi da quelli di oggi, non proibitivi, ma che rendevano di fatto superfluo stampare la foto più volte, o comunque la si stampava solo se andavano date copie a persone diverse. Io per esempio, quando avevo una bella foto, la volevo incorniciare nelle cornici quelle ovali, la ritagliavo, la mettevo e non me la facevo ristampare. Oggi che avremmo più facilità nella stampa, non ci sentiamo liberi di stampare, tagliare e mettere le fotografie nelle cornici quelle più strane. Questo è un po' un controsenso secondo me. Quindi, dopo questo soliloquio, che spero sia stato non interessante ma quantomeno stimolante, vi chiedo, vi ha stimolato? Voi cosa ne pensate? Qual è secondo voi la vera forma di una fotografia? Fatemelo sapere, commentate il podcast su Substack, se state ascoltando il podcast, lì c'è la sezione dei commenti libera aperta, oppure venite su YouTube, oppure se state su YouTube già ci state, commentate qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate, oppure se proprio volete farmi sapere cosa ne pensate ma non usate né uno né l'altro, non vi va di scrivere, io sto su Telegram, mi cercate su Telegram Daniele Di Mauro, oppure cercate il mio canale di DM Fotografia e là possiamo scambiarci delle opinioni. Vi saluto, ciao e alla prossima.